Il camion di gelati passa tra le tende, si ferma nel piazzale e subito i bambini corrono a mettersi in fila per il loro turno. Scene di una domenica al campo di Amatrice, dove ogni gesto cerca di ricreare piccoli momenti di quotidianità. Crema, Nutella e tiramisù. E purtroppo noi che abbiamo passato una paura tremenda e saltiamo uguale anche sulle brandine. Sotto queste tende vivono 180 cittadini di Amatrice, famiglie, anziani, bambini e almeno altrettanti tra volontari, pompieri e soldati. Sì, serve tempo per metabolizzare per loro, quindi bisogna dargli tempo a questa popolazione. Tanto lavorare. Sì. In un campo come questo bisogna pensare a tantissime cose. Quella è la lavanderia, dove si portano le cose e i volontari pensano a lavarle, mentre questa, inaugurata proprio oggi, è la tenda sociale, dove si viene per trovare interazione. Per domani il meteo annuncia pioggia, le cose si complicheranno. Oltre ai bisogni primari, bisogna pensare anche alle coscienze ferite. Voi state vicini? Sì, sì. Con loro? Con loro, con tutti. Alcune persone mi hanno detto, voi avete il sorriso, meno male, perché se ci guardassimo negli occhi solo noi, forse abbasseremmo la testa. La cosa più difficile qui al campo di Amatrice è accompagnare le persone verso una sorta di normalità. Il lavoro non si ferma mai, neanche un minuto. Questi sono i lavori per il futuro campo di bocce.